Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. È un po' che non faccio un video in italiano, quindi oggi vi do questo regalo, questo video in cui parlo italiano. No, scherzo. C'è una domanda che ricevo spesso dai miei iscritti italiani e cosa ti manca degli Stati Uniti? Quali sono le cose che ti mancano degli Stati Uniti? Quindi oggi vi spiego le cose che mi mancano degli Stati Uniti. Prima cosa che mi manca degli Stati Uniti sono i drive-thrus. Per quelli che non sapete cos'è un drive-thru, è una finestra in un posto dove puoi andare. Tu guidi a questa finestra con la tua macchina e fai tutte le cose che devi fare dalla tua macchina. E ci sono questi drive-thrus non solo ai posti, i ristoranti fast food come McDonald's o Burger King, ma ci sono questi drive-thrus per le banche, ci sono questi drive-thrus per la farmacia. Mi piace questa cosa perché innanzitutto è molto più veloce. Invece di cercare un parcheggio, parcheggi la macchina, poi devi entrare nella banca o nel posto, aspettare in una fila e poi molti più steps, molti più passi che devi fare, mentre con il drive-thru tu guidi alla finestra. Se c'è una fila, almeno puoi aspettare in quella fila dalla comfort della tua macchina propria, con la musica, con la temperatura. Non devi aspettare in piedi nel posto, ma di solito quando c'è un drive-thru, a meno che non ci sono gli orari in cui ci sono un sacco di persone, di solito non c'è neanche una fila perché tutto funziona molto più veloce. Quindi mi manca questa cosa. Non è una cosa grande, ma solo una piccola cosa di convenienza, perché se io vado, di solito è la banca qua. Innanzitutto le banche non sono aperte in gli orari, non lo so, normali. Sono sempre aperti dalla mattina all'uno e poi un'altra ora nel pomeriggio, e quindi è molto difficile se lavori o se vai in università per andare alla banca. E quando tu vai nella banca, di solito è lo stesso orario in cui tutti vanno in banca, e quindi c'è sempre questa lunghissima fila e tutto va così lento, e ogni volta che aspetto lì in quella fila penso alla drive-thru e quei giorni più semplici in Connecticut in America. Seconda cosa che mi manca degli Stati Uniti sono i restroom, i bagni pubblici. In America, nei negozi grandi e i posti pubblici, di solito puoi usare il bagno tranquillamente. Per esempio, McDonald's, Burger King, questi ristoranti fast food grandi. Se tu vai lì e usi il bagno, nessuno dice niente. Anche i bagni nei distributori del benzina sono di solito pubblici, o se vai in un grande centro commerciale o una stazione, puoi usare il bagno tranquillamente senza pagare. Questa è la cosa: puoi usare il bagno in pubblico senza pagare. Qua in Italia di solito devi pagare per usare il bagno in pubblico. Se vai a McDonald's, devi avere lo scontrino di quello che hai ordinato per usare il bagno, che per me è assurdo, perché il ragionamento che fanno di solito per dire perché devi pagare per questi bagni pubblici è che questi soldi che tu paghi vanno alle persone per pulire il bagno, quindi stai pagando per avere un bagno pubblico pulito. Ma in realtà ho visto che in generale i bagni qua in Europa sono molto più sporchi di quello in America. Se io vado a un bagno a Walmart, un bagno pubblico a Walmart, non lo so, non mi ricordo una volta in cui era così schifoso. Di solito sono abbastanza puliti i bagni in America, anche se non devi pagare. Mentre qua tu devi pagare per questo bagno pulito, ma invece non lo è. Mi manca questa cosa perché ci sono le volte in cui devi andare al bagno, sei in giro e devi andare al bagno, ma non puoi, o non puoi o devi pagare 1 euro, 2 euro per farlo. E non lo so, è una cosa che mi manca. Ancora, non una cosa grande, ma una cosa piccola di convenienza che vorrei avere, boh. Un'altra cosa che mi manca degli Stati Uniti è il fatto che c'è sempre questa grande varietà in qualsiasi posto, e puoi avere quello che vuoi in qualsiasi ora. Per esempio, se io voglio mangiare il cibo indiano, ci sono tipo 4 ristoranti indiani a Milano, e magari la qualità non è così alta, mentre in America puoi mangiare indiano, nigeriano, thailandese, italiano, qualsiasi cosa che vuoi a qualsiasi ora, e di solito si mangia bene. Se vai in supermercato, se vuoi avere
avere un, vuoi scegliere uno snack, non c'è mai solo una versione di questo snack. Di solito ci sono 20 versioni di questo snack. E quindi c'è sempre più scelta in America, e questa è una cosa che mi manca, perché dopo un po' ti annoia di avere la stessa cosa sempre. Anche se vivo in una città abbastanza diverse, è ancora molto difficile trovare quella varietà nel cibo. Che ci sta, va bene, ma è solo che, non lo so, mangiare italiano ogni giorno per il resto della mia vita sembra un po', non lo so, deprimente, no? Quindi, no, tutte queste cose mi sono abituata ormai. Non è che muoio se non riesco a mangiare messicano, ma è solo una cosa che mi manca un po' degli Stati Uniti, avere qualsiasi tipo di cibo, qualsiasi tipo di varietà che voglio, e niente. Un'altra cosa che mi manca tanto degli Stati Uniti sono gli autunni a Connecticut, gli autunni new englandesi, non so, new inglesi? Nuova inglesi. La regione da cui vengo negli Stati Uniti si chiama New England, il posto dove le persone da Inghilterra sono venuti prima negli Stati Uniti. Comunque, lì ci sono gli autunni assurdi, sono bellissimi. La temperatura non so come funziona, ma abbiamo un autunno abbastanza lungo con le temperature non troppo alte, non troppo basse. E è bello, è solo una cosa che mi ricordo dalla mia infanzia, che l'autunno era la mia stagione preferita per questo, per vedere le cose. E in più abbiamo queste tradizioni tipo andare per prendere le melle, andare per prendere le zucche. Abbiamo le feste in autunno tipo Halloween o Thanksgiving, la festa del ringraziamento. E tutte queste cose qua, sì, mi mancano veramente da dove vengo. Qua a Milano l'autunno quasi non c'è, perché ho fa troppo caldo e il prossimo giorno fa freddo. È quello che è successo qua. Avevamo tipo 2 settimane di temperature autunnale e poi è venuta freddo. E in più non c'è così tante verde come lì, perché lì in Connecticut vivi praticamente nel bosco e quindi dappertutto ci sono le foglie di diversi colori. Qua a Milano c'è meno. Milano è verde, è abbastanza verde, quindi vedi i colori, ma non così tanti e non per così lungo. Quindi sì, mi manca l'autunno in New England. La cosa finale che mi manca degli Stati Uniti sono i product launches. Quando lanciano un nuovo prodotto sul mercato globale, loro non dimenticano mai dell'America. America è il posto in cui appena che escono è per sempre. Mentre qua in Italia, se sei fortunata, di solito i prodotti vengono più tardi. Per esempio, penso a Fenty Beauty. Io sono l'unica delle mie amiche ormai, delle mie amiche da tipo dagli Stati Uniti o da Inghilterra, che non ha ancora toccato Fenty Beauty. Per avere Fenty Beauty in Italia devi ordinare da questo posto in UK e ci sono più passi. Io vorrei andare in un negozio e trovare questa cosa. Sephora dice che entro dicembre anche Italia avrà Fenty Beauty, ma è una cosa un po' confusionario, perché in Spagna c'è, in Svizzera c'è, in Germania c'è, tutti questi paesi vicino ad Italia hanno questo nuovo prodotto, che il lancio è stato abbastanza importante, mentre noi qua in Italia dobbiamo aspettare. Non so perché, se c'è in Spagna, perché non c'è in Italia? Qualcuno deve spiegarmi questa cosa, perché secondo me c'è un grande complotto. Fenty Beauty è prodotto in Italia, è made in Italy, quindi perché Italia è l'unico paese in cui non si vende? Perché io non posso toccare Fenty Beauty? In America non mi sono mai preoccupata di questa cosa. Quando un prodotto è uscito nel mercato, io ero uno dei primi per averlo e in più non costava troppo. Tasse doganale, non sapevo neanche cos'erano prima di venire in Italia, e apparentemente esistono negli Stati Uniti, ma io non li ho mai pagato. Se ho ordinato qualcosa d'Europa non pagavo tasse, se ordinavo qualcosa da Cina in America non pagavo tasse, mentre qua sempre dipende. Se tu ordini qualcosa da fuori la EU,
devi pagare tasse 50% della volta, e questa cosa mi manca degli Stati Uniti, no, avere le cose che voglio quando voglio averle e non devo pagare per quelli. Allora ragazzi, penso che siamo arrivati alla fine del video. Queste sono le cose che mi mancano degli Stati Uniti. Cosa ne pensate? Ovviamente non sto parlando male di Italia, anche se mi mancano queste cose, amo comunque Italia, amo la mia vita qua in Italia e vorrei stare qua in Italia, quindi non prendete queste cose sul personale. Siete mai andati fuori Italia e avete notato qualcosa di un altro paese che vi manca? Fatemi sapere nei commenti sotto, voglio sapere. Come sempre, spero che vi sia piaciuto questo video. Like and subscribe if you haven't already, and I'll see you guys in my next one. Mwah.